Niente, questa è un'opera che è una chiamata Bocca Tarata, è una cassa di stanziale in linea, praticamente atta a far uscire da questa luce, va bene, una quantità predefinita, diciamo, di portata, compatibile con le condizioni di valle, ok? Il surplus di volume viene immagazzinato a monte, ok? E chiaramente questo necessita, per potersi attuare questa cosa, necessita di una disponibilità di volumi a monte. In questo caso siamo in circa 1,5 milioni di metri cubi a monte disponibili. Quest'opera, questo giro, si è riempita per oltre 400.000 metri cubi. Se quei metri cubi non li avessi prodotti la cassa, sarebbe andati a valle. Ecco l'importanza della realizzazione Ambra. Quella di Ambra. Poi abbiamo avuto una piccola criticità. Ma ne contiene 400.000? In questo caso se ne è riempita per circa 400.000 metri cubi. Non contiene 1,5 milioni. Ti ricordi quando si è inaugurata? Che era? Nel 2010? Era dall'agosto. Agosto 2010, perfetto. Agosto 2010. È l'esempio di un intervento strutturale che ha funzionato. In questo noi chiediamo... sull'onda di quello ha detto il Presidente Rossi, il superamento del patto di stabilità sugli interventi sulla difesa del suolo, chiediamo percorsi, leggi obiettivo per quanto riguarda lo snellimento di tutta la burocrazia e sta intorno ai tempi che dobbiamo rispettare per andare a fare intervento, espropri, adeguamento agli strumenti urbanistici e quant'altro. Questi sono anni, vanificano gli interventi. Credo un appello ai parlamentari, in questo momento stanno discutendo la legge di stabilità, provincia di Arezzo è una provincia microscopica, investe semplicemente quest'anno circa 10 milioni di euro che ci ha trasferito la Regione Toscana per interventi sull'S di Foiano e le altre situazioni, Cortona e così via. Pensate, sulla legge di stabilità ci sono solo 30 milioni di euro per tutto il territorio nazionale. Permettetemi, grazie alla vostra emittente, di anche un'attenzione, un pensiero particolare agli amministratori delle zone colpite, penso al Comune d'Arezzo, penso al Comune di Monte San Savino, che forse è quello più colpito di tutti, e le altre zone, qualche cosa di microscopica, Bucine, ma soprattutto Arezzo e Monte San Savino. E permettetemi anche, e non è per piaggeria, qualcuno ci ha definito istituzionalmente degli zombie, ma gli zombie possono essere gli amministratori, ma non il personale della provincia, che con grande professionalità, abnegazione, sia del comparto della difesa del suolo, del servizio della difesa del suolo, sia della protezione civile, sono al fianco dei cittadini, al fianco delle amministrazioni. Allora, sono interventi i cui finanziamenti sono stati dati dalla Regione Toscana al Presidente Rossi, sono 9 milioni, oltre 9 milioni, quasi 10 di euro, sono consolidamenti arginali sulle opere di seconda categoria sia in provincia di Arezzo che in provincia di Siena, nei comuni di Foiano, Cortona, Sinalunga, Montepulciano e Chiusi. Poi ci sono anche altri interventi di consolidamento arginale qui in Comune d'Arezzo, penso al torrente Sellina, ci sono riassetti idraulici del torrente Cerfone sempre in Comune d'Arezzo sul bacino del fiume Tevere a Palazzo del Pero. Stiamo provvedendo a fare dei riassetti idraulici del torrente Cerfone a Monterchi, tra breve insomma proveremo a fare il progetto definitivo, avremo il progetto definitivo, abbiamo già i finanziamenti ma abbiamo dovuto devolverli all'ultimo minuto perché un intervento non è potuto andare in porto.